Francesco, grazie per la tua disponibilità. Tu sei il portavoce del sindaco della nostra città, del sindaco Voce. Vorrei capire un attimo qual è la situazione, visto che il sindaco non può rispondere perché è in riunione. Sì, in questo momento infatti il sindaco è in riunione con il centro coordinamento soccorsi, presieduto dal prefetto. Chiedo scusa, mentre invece il centro operativo comunale di protezione civile è stato ovviamente operativo da ieri sera. E sulla città purtroppo si è abbattuta un'ondata incredibile d'acqua, abbiamo avuto da mezzanotte alle 9 oltre 210 mm d'acqua che ovviamente hanno creato una situazione di disagio in molti quartieri. Per fortuna non si registrano danni alle persone, ovviamente in questo momento sono in campo le operazioni di soccorso che sono coordinate dal Centro Operativo di Protezione Civile, al quale ovviamente partecipano tutti i soggetti deputati, dalla Croce Rossa, dalle associazioni di volontariato, la stessa Protezione Civile, i Vigili del Fuoco. È importante in questa fase. Lo stiamo ripetendo insomma, da questa notte, insomma, sostanzialmente restare in casa. Invitiamo la popolazione a restare in casa, a non scendere in strada, a evitare insomma, di in qualche modo congestionare le operazioni di soccorso che sono in corso. Siamo ovviamente costantemente in contatto, ripeto, proprio in questo momento c'è la riunione con la prefettura, ma siamo in contatto anche con la protezione civile regionale, la quale si è messa immediatamente a disposizione. È vero che il fiume ha straripato? No, il fiume Esero è sotto controllo, tutti i corsi d'acqua sono sotto controllo in questo momento, sono monitorati costantemente, insomma. Il quartiere Fondo Gesù comunque è messo No, ci male. sono tutti, non è solo il quartiere Fondo Gesù, purtroppo ci sono molti quartieri, ripeto, e probabilmente la situazione è stata contenuta anche dal fatto che nei giorni scorsi, per fortuna e per programmazione, erano state fatte le pulizie dei canali e dei fossi, come tra l'altro abbiamo documentato e voi avete riportato, insomma. Questo ha contenuto una situazione eccezionale di pioggia che naturalmente, nel caso questi canaloni e questi fossi non fossero stati puliti, avrebbero potuto creare ancora di più danni Alla alla città. cittadinanza e alle cose. Certamente è una situazione in questo momento che è in evoluzione, le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono, quindi è questo il momento in cui è necessario una massima attenzione da parte della cittadinanza di restare in casa, proprio per consentire a chi sta operando da questa notte sul territorio di portare soccorso a chi ne ha bisogno. Tieni conto che sono stati messi ovviamente dei numeri a disposizione sia dalla Croce Rossa sia dal comando della Polizia Locale che anch'esso sta operando sul territorio per raccogliere le situazioni di emergenza. Tutte le squadre di uomini e mezzi sono, ripeto, sul territorio da questa notte. Il centro operativo comunale continua a essere operativo Certo. H24, ma in questo momento, ripeto, è importante che la popolazione collabori e resti in campo.